Un posto al sole, la scioccante scoperta di Valentina. In questo periodo le puntate della celebre soap partenopea Un posto al sole, amata e seguita da milioni di telespettatori, sono contraddistinte da continui sviluppi e colpi di scena tra nuovi arrivi, ritorni dal passato e nuove storie che si intrecciano a quelle esistenti. Dopo la lunga ed emozionante sequenza di puntate dedicate al rapimento della piccola Bianca Boschi e della sua amichetta Sofia, abbiamo assistito alla furia di Salvo Prisco, in crisi di astinenza da stupefacenti, alle pressioni di Giovanna per farlo confessare le malefatte di famiglia per incastrare anche suo padre e alla grande preoccupazione di quest'ultimo, impaurito dalle possibili e pericolose dichiarazioni che il figlio avrebbe potuto fare alla polizia per alleggerire la sua posizione. La fine di Salvo Prisco, stando alle molteplici anticipazioni che circolano in rete, tra il 9 e il 12 febbraio 2018 i telespettatori della soap Un posto al sole assisteranno alla definitiva uscita di scena di Salvo Prisco, interpretato da Enrico Maria Pancini, che verrà trovato morto nella sua camera di ospedale proprio in seguito alla sua decisione di diventare collaboratore di giustizia. Intorno alle misteriose circostanze delle sue improvvise morte, si infittiranno una serie di sospetti ed equivoci. In un primo momento sarà sospettato di omicidio Don Peppino Acanfora, colpevole di essere presente in ospedale proprio nel momento in cui il ragazzo perde la vita. Il signor Acanfora, però, riuscirà a chiarire il motivo della sua presenza in ospedale proprio in quel momento. Chi è l'assassino? Sviati i sospetti della colpevolezza di Don Peppino, la morte prematura del giovane Prisco continuerà ad essere avvolta dal mistero. Valentina Brandi, la compagna di Gaetano, già molto provata per i recenti avvenimenti e per il cambiamento repentino del compagno, farà una scioccante scoperta che la manderà letteralmente in crisi e che le farà trovare il coraggio di cambiare il suo atteggiamento nei confronti di tutto ciò che le sta capitando. Sarà stato proprio il suo compagno ad uccidere il figlio per evitare il carcere? Questo è ancora presto per scoprirlo, ma ciò che è certo è che nel corso delle prossime puntate anche Gaetano Prisco avrà una crisi di coscienza che quasi lo indurrà al pentimento. Gaetano Prisco e il suo malaffare saranno presenti ancora per un po' nelle storie di Un posto al sole. Questo articolo fa parte del canale dedicato alla soap Un posto al sole. Se vuoi essere sempre aggiornato su news, anticipazioni e curiosità in merito, clicca qui e segui il canale dedicato.